Ciao a tutti e bentornati nel bestiario. La scorsa domenica c'è stato il Verona Reptiles, che non è nient'altro che il Lucca Comics della terraristica, la fiera delle fiere. Ci sono fiere piccole, fiere un po' più grandi, e poi c'è il Verona Reptiles, proprio la più grande di tutte le fiere. A qui non sono potuto andare perché quel giorno avevo il matrimonio di un amico, quindi non sono andato. Ho detto, vabbè, pazienza, soldi risparmiati. Solo che poi è arrivato il messaggino da Alessio Arachno e mi fa: andiamo al Verona Reptiles Meeting, vuoi qualcosa? Non vuoi niente? No, non vuoi niente? Non prendere niente? No, no, grazie. No, grazie. Basta scrivere no, grazie. E insomma, ci sono cascato di nuovo. Soldi che volano via come niente, la terraristica è davvero una brutta bestia. Non iniziate mai. Lasciate perdere, non guardate. Non ho neanche comprato così tanto in realtà. Per cui non è che abbia esagerato chissà che. Però sono stati acquisti belli cicciotti, belli interessanti. Per chi non lo sapesse, prossimo sabato sul canale uscirà il video più importante di tutti, ovvero Tutti i miei animali 2024. È stato un video chiesto, richiesto e strachiesto, a volte in maniera anche immotivata, perché l'anno scorso feci Tutti i miei animali 2023 e tipo 2 mesi dopo mi hanno chiesto: quando ci mostrerai tutti i tuoi animali? Ragazzi, guardatevi quello precedente. Ve lo dico in tutte le puntate del bestiario: guardate i video precedenti, magari c'è qualcosa che non avete visto. Quindi il video di tutti gli animali lo faccio in maniera annuale, non posso farlo così spesso perché giustamente ad una certa mostrerò sempre gli stessi animali. Ma tutto questo per dire cosa? Che appunto, siccome è un video molto impegnativo da girare e l'ho girato nelle 2 settimane precedenti, questi animali che vedrete oggi, in cui il video non ci saranno, in quanto quando ho girato quel video, questi animali non erano ancora arrivati. Per cui motivo in più per guardare questo. Allora, cominciamo subito col mostrarvi gli acquisti del mio Verona Reptiles. Vi dico subito che non è tanta roba, questo perché sono 4 animali, di cui 2 della stessa specie e 2 della stessa specie, per cui sono 2 acquisti principalmente. Cominciamo coi primi. Queste sono 2 sling di Apalopus Formosus, che non è nient'altro che la migale nana più bella che esista. Vi mostro una foto da adulta. Queste sono ancora piccoline, le ho prese da Diego di Arachno, un carissimo amico. Che dire, vi mostro anche un live feeding perché sono davvero davvero belle. Questa è una migale, non consiglierei mai delle migali e dei principianti perché sono animali che hanno i loro problemi, i loro rischi, per cui non mi piace, diciamo, dire la migale consigliata ai principianti. Però se davvero siete innamorati dei ragni e non volete farvi sfuggire la possibilità di avere un ragno, vi direi Apalopus. Valutatela, non vi dico prendetela per cominciare, ma informatevi un po' perché è davvero molto molto bella. Allora, grilletti pronti. Apriamo piano piano. E ci infiliamo il grilletto. Vediamo se assistiamo. Sente in soggezione o il grillo che non si muove abbastanza. Eccolo qua, gnam gnam gnam. Ora l'altro, sperando che non scappi nessuno. Ecco qua. Zan zan zan. È terribile, aspetta che si muova per mangiarlo. E buon appetito. Il secondo acquisto è un qualcosa di davvero davvero importante. È un animale non indifferente. E si trova qua dentro.
Questo qua l'ho costruito io utilizzando un box, facendo due buchi col pirografo e attaccandoci una rete, come vedete, sopra e sotto, in maniera che crei una sorta di passaggio dell'aria. Ricordatevi che il terrario, a differenza dell'acquario che sta totalmente chiuso e l'aria passa solo da sopra, deve avere un percorso per l'aria, quindi che vada da giù e torni su o viceversa. Non ho ben capito il principio, però so che bisogna fare così. Uno è qua e l'altro è qua. Si tratta di due esemplari baby di Coelophus ciliatus. Non ho resistito, ho voluto provare questa esperienza con i baby. Intanto li ho presi. Sono molto piccoli, ma uno è già stato sessato ed è un maschio. L'altro non lo so, spero sia femmina, perché le femmine sono quelle un po' più tranquille, insomma. I miei ciliatus li tengo in terrari molto decorati, molto ben fatti e tutto. Questi qua invece li tengo nel box perché sono davvero molto molto piccoli. E come vedete qua ho provato una sorta di naturalistico bioattivo. Qua dentro ci ho messo i collemboli e tutto. Mentre quell'altro ho fatto uno sterile. Perché molti utilizzano lo sterile, quindi ho detto proviamo, al massimo poi ci butterò la fibra di cocco e tutto. Ora vi mostro un po' più da vicino, anche se non dovrei maneggiarli perché sono animali che potrebbero stressarsi. Guardate che carino e che minuscolo, cioè è veramente piccolissimo, impressionante. Per ora gli do due nomignoli a questi gechi. Questo maschio lo chiamerò Drop, come quando si scende dalla rampa con lo skate. E l'altro esemplare, che dovrebbe essere un 50% Axantic, lo chiamerò Grind, come un altro trick di skate. Questi sono gli acquisti che mi sono fatto fare al Verona Reptiles. Ringrazio ancora Alessio e Tommaso per il viaggio che hanno fatto per andare a prendermi questi animali. Vi ricordo che se volete acquistare il mangime e gli insetti vivi per i rettili, di andare su Italia Cricket Farm. Con il mio codice sconto bestiario10 riceverete il 10% di sconto più una caricatura disegnata di voi e il vostro animale. Mandatemi la vostra foto via email e riceverete tutto nel giro di qualche giorno. Per ora ho ancora voglia di disegnare, per cui approfittate del momento, perché quando gli impegni saranno maggiori non so se riuscirò a farvi tutti questi disegni. Per ora cercherò di farveli. Vi ringrazio ancora per la visione e ci vediamo sabato prossimo per il signor video di tutti i miei animali. Alla prossima!